Ehi, Rebi! Ma che cavolo! Molly, abbiamo un problema! Ciao a tutti ragazzi, sono Rebi di Rebi e Molly e oggi farò uno scherzo a Molly perché ultimamente me ne sta facendo tantissimi. Come, non li avete ancora visti gli scherzi che mi ha fatto? Andateli subito a vedere, è stato davvero birichino, ma oggi ci penso io, gli farò credere di essere incinta. Vedete questo bellissimo palloncino? Lo gonfierò ogni giorno di più fino a quando mi verrà un pancione così e lui crederà che avremo un piccolo bimbo, e invece non sarà proprio vero un bel niente. Quindi mi raccomando, voi lasciate subito un bel like e iniziamo con il primo palloncino. Allora, gonfiamo questo palloncino. Allora, il primo non deve essere tanto grande, sennò lo scopre subito che è uno scherzo. Ieri ero magra e poi diventa grosso il mio pancino e quindi lo scopre, quindi così direi che può andare bene. Sarà un po' deformato, ma tanto Molly non se ne accorge, non sa com'è una donna incinta e quindi non se ne accorgerà che sarà un palloncino un po' deformato. No, ma non si potrà mai credere. Vabbè, starò un po' così, farò finta che mi fa male il pancino. Molly, puoi venire un attimo? Cosa c'è? Niente Molly, mi fa un po' male la pancia, vedi? Ho un po' mangiato tanto forse, mi si sta un po' gonfiando. Ma come mai? Non lo so, ma mi si sta un po' gonfiando, vedi? Posso sentire? Sì, senti, mi si sta un po' gonfiando la pancina. Miseria, ma non è che devi andare dal dottore, Rebi? Ma no, ma secondo me ho solo mangiato un po' troppo, dai. Meglio che vai in bagno, Rebi, allora. Ma no, non devo andare in bagno, mi si è gonfiata un po' la pancina, non vedi? Vabbè, dovrai fare una scorreggina, dai. Beh ragazzi, il primo palloncino non è andato troppo bene. Molly mi ha detto che dovevo andare in bagno. Insomma, adesso questo palloncino lo gonfiamo molto 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 di più, così stavolta ci crederà. Gonfiati palloncino, ancora di più, ancora di più, ancora di più. Ma che cavolo succede? Oh no, questo bambino palloncino è bucato. Ma la Rebi aveva pensato a tutti, quindi a tutto, cosa sto dicendo? Comunque, scegliete pure voi il colore del nostro palloncino bambino. Allora, scegliamo un po'. Questo, ecco, io vorrei una bimba, quindi facciamo rosa, ecco. Quindi adesso la nostra bimba palloncino, così sarà pure una bimba. Scommetto che Molly vorrebbe un maschio, invece sarà una bimba. Altro scherzo per Molly, ragazzi. Speriamo che questa volta, questo bimba palloncino, scusa, sarà molto più grosso. Dai, gonfiati ancora di più. Direi che ci siamo. Bene, adesso leviamo questo palloncione. Ecco, adesso vediamo come ti incastro. Mamma mia, se mi esplode nella pancia farò una bella botta. Moglie di là non mi deve sentire, porca miseria. Ecco, dite che è credibile. Guardate, Rebi e Molly stanno diventando ciccioni. Sono giganti. E vabbè, ok, così penso che Molly vai un po' più giù, bimba. Ecco, fantastico. Molly! Ehi, Rebi. Ma che cavolo? Molly, abbiamo un problema. Ma che cavolo è successo? No, andiamo dal dottore. Ma no, cosa? Ma che dottore? Gonfiore di pancia, che cos'è? Scorreggina? Ma no, hai mangiato troppo. No, ho mangiato troppo. Ascolta Molly, succede così. Vedi che ho il pancione? Sì. Ecco, vorrà dire che qui c'è un bel bimbo. Ma che cosa? Sì, e tu sarai il papà. Sì, Molly, tutto mi bene? Stai prendendo Molly in giro? No, non ti sto prendendo in giro, guarda che posso bel toccare? Bimbo. Sì, puoi toccare. Hai sentito? Ma come un bimbo? È ma io vero. Ma noi siamo ancora giovani, ma come facciamo? Ma scusa, ma non è colpa ma mia, avremo un bel bimbo qui e... No, l'ho sentito scalzare, non ci posso credere. Sì, è vero, hai sentito che scalza, come scalza, guarda ancora, ecco, senti quanto io... scalza. No, io non... no, vado via. Ma
come vai via, ma tu sei il papà di questo bellissimo bimbo che a proposito è una bimba. È una bimba perché il dottore mi ha detto che è una bimba. Ti piace questa bimba? Ma non gli dare i pugni, ma non si dà i pugni alla bimba, ma cosa stai facendo? Ma quindi adesso cosa facciamo? Scusa, io non ho la minima idea di cosa fare. E quando nasce tu gli darai da mangiare, anzi io gli darò da mangiare e tu gli pulirai la cacchina che farà. Esatto. No, no, non ci penso proprio. Sì, perché io sono la mamma e io decido, ok? Vabbè, allora devo andare a comprare i panini. Vado a comprare. Ciao Molly. Ciao, ci vediamo dopo. Bene ragazzi, ci ha creduto. Questo palloncino un po' grosso. Comunque, niente, adesso speriamo che non esploda, perché devo fare uno scherzo a Molly appena si abitua all'idea che avevamo un piccolo bimbo. Lo scoppierò e quindi lui rimarrà wow, così. Va bene Rebby, alla fine ok, ho deciso, mi posso abituare. Adesso vado a fare la spesa, vado a comprare tutto col signor Fanny, faremo qualsiasi cosa, ok? Bene, sono contenta. Molly, abbiamo un problema. Ma cosa fai con quel robo là sotto? Cosa, questo? No, niente, stavo cercando di fare una canzoncina per il nuovo bimbo. Ecco, per quando arriva. A proposito, non vuole più stare qui, vedi, devo uscire. Ma adesso, come? Proprio adesso. Ma che cosa devo sei? No, 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 porca mia. Ecco, è uscito. Oh, porca mia. Guarda, sono tornata io. Era una Madonna, erano lì, ma... Guarda, no. Era uno scherzo, non avremo nessun bimbo o bimba. Meglio così. Ma dai, la verità. Già, devo sopportarle la Rebby che è una bimba. Ma cosa stai dicendo? Io non sono una bimba, anzi sì, forse. Quindi mi hai trollato. Sì, ti ho trollato, non vedi? Non ho più la pancia. Perfetto. E Rebby e Molly sono... Aio! Guarda che questa è la mia pancia vera. Ah, vabbè, cioè quindi me l'ha fatta, ok, perfetto. Bene ragazzi, se vi è piaciuto questo scherzo lasciate tanti like, ci vediamo presto con un altro scherzo a Molly, vero Molly? Sì, ciao ragazzi. Ciao.